E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2013 per la linea Robot Spirits prodotta da Bandai per la serie Gundam Wing. Abbiamo tra noi il Gundam Deathshite L. Eccolo qui ragazzi nella sua confezione. Qui c'è la vetrina, qui ci sono alcune immagini della figure, qui la scritta enorme Robot Spirits o Robot Damashi. Qui ci dice che è la figure numero 151, i loghi Bandai e Tamashii Nations. Sul lato semplicemente la continuazione delle immagini. Qui sull'altro lato invece abbiamo un'immagine della figure con le ali chiuse e qui sul retro un po' di pose e features della nostra figure, davvero fighissima. Qui sulla parte superiore assolutamente nulla di interessante, così come anche sulla parte inferiore, a parte questo logo sbrilluccicoso che ne certifica l'autenticità. Comunque non perdiamo altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Passaggio intermedio nel blister. Ed eccolo qui con tutti i suoi accessori, andiamoli subito a vedere, partiamo dalle mani intercambiabili. Allora abbiamo queste due con questa presa con il pollice alzato appunto per impugnare la falce, comunque sono sempre ben realizzate ma non c'è painting. Poi abbiamo queste altre due completamente distese per pose dinamiche, anche queste comunque ben realizzate, eccole qui. E poi abbiamo queste altre due invece che hanno l'impugnatura appunto senza il pollice alzato, classica a pugno, sempre per impugnare l'arma. Eccole qua, anche queste comunque semplici ma ben realizzate. Inoltre abbiamo questo piccolo accessorio che si può attaccare sulla schiena del nostro Gundam per appunto inserire la base Tamashii, che purtroppo non è inclusa. Inoltre abbiamo questa particolare falce chiusa che serve proprio per quando uno vuole rinfoderare la falce, che appunto nell'anime si chiude in questo modo e si inserisce, vedete, in quella fessura che si intravede lì. Inoltre abbiamo questa specie di scudo slash arma che lui lancia, come vedete è fatto molto molto bene con tutti i dettagli dorati, questo rosso molto brillante, qualche dettaglio nero. Ci sono anche, vedete qui, i propulsori che sono dipinti in questo gunmetal molto molto figo. Queste parti invece sono di un grigio molto molto chiaro e c'è questa parte naturalmente che è il raggio energetico che fuoriesce, che naturalmente si può togliere, e queste parti si possono richiudere in questo modo ed è davvero una bella figata. Tramite questo peg si può attaccare su una delle due braccia. Inoltre abbiamo finalmente la falce. Prima di tutto abbiamo questa versione della falce che vedete è piegata, non è naturalmente un errore ma è proprio così, proprio per fare delle pose dinamiche magari con la falce in movimento. Naturalmente si può sostituire la parte finale, che è unica invece, che è montata su questa falce completamente dritta. Il bastone diciamo non ha molti dettagli, quindi non c'è molto da vedere, ma invece la parte finale è abbastanza figa, molto semplice come design ma ben realizzata. Qui c'è questo propulsore, perché dovete sapere che nell'anime lui lancia pure la falce, e qui ci sono naturalmente le lame laser della falce che sono fatte davvero splendidamente. Anche queste naturalmente sono rimovibili. L'altra figata della falce è che tutte queste parti, vedete, sono articolate e quindi la falce può essere posata in tantissime maniere diverse. Questa è una chicca che dovevano assolutamente includere. Ora, visti gli accessori, andiamo a vedere il nostro Gundam più nel dettaglio. Partiamo dalla testa, ecco qui ragazzi, realizzato molto molto bene con quello che sembra quasi un elmo giapponese, con tutti, vedete, i dettagli bianchi fatti molto molto bene. Ci sono anche naturalmente gli occhi verdi metallizzati, poi c'è il classico ornamento giallo qui sulla parte anteriore, poi qui vedete si intravedono anche le due mitragliatrici ripinte anche di dorato molto molto bene. Lo vediamo anche sulla parte posteriore con tutti gli ornamenti fatti davvero benissimo. Qui abbiamo queste ali slash armatura che naturalmente si può aprire in questo modo, sono articolate in questo modo e appunto rivelano il corpo del Gundam, che tra l'altro ha un design fighissimo perché ci sono queste parti gialle che sembrano quasi delle costole. Lui è praticamente un Gundam della morte con tanto di falce, e questa parte diciamo che ci sta a pennello come design. Per il resto ragazzi è molto semplice, diciamo, come painting non c'è molto painting. Il poco che c'è sono appunto, vabbè, le costole che abbiamo visto prima, i dettagli rock
rossi e queste parti di questo grigio abbastanza chiaro, nonché questi piccoli dettagli fatti in questo gunmetal davvero figo. Altra particolarità che lo differenzia un po' dagli altri Gundam della serie Gundam Wing sono questi spuntoni che ha sulla punta dei piedi, davvero fighissimi. Vediamo anche la parte posteriore, naturalmente anche qui si possono aprire queste ali e oltretutto sono articolate anche qui a sfera, e poi anche questa parte laterale, vedete, articolata in questo modo e può anche ruotare. Comunque le ho aperte per far rivelare questo propulsore posteriore molto molto grande, caratteristico di questo Gundam, come vedete questa parte articolata, e anche queste parti qui sono articolate in questo modo, quindi per dirigere il propulsore in avanti oppure anche indietro. Comunque andiamo a vedere le articolazioni di questo Gundam. Abbiamo la testa qui su sfera che può muoversi verso il basso con anche l'articolazione al collo che l'aiuta, può naturalmente ruotare in questo modo e può muoversi anche in questo modo verso l'alto, è un po' limitata. Qui alle braccia abbiamo le spalline articolate singolarmente con cerniera, quindi ottima articolazione. Poi abbiamo la cerniera interna, nonché la sfera che permette la rotazione del braccio e anche il movimento in avanti e indietro, grazie anche alla fantastica butterfly joint. Guardate come si può muovere incredibilmente bene il braccio in avanti. Inoltre abbiamo la rotazione qui al bicipite, che non è solo rotazione ma è proprio sfera, quindi c'è anche un po' di movimento laterale, quindi ottimo. Doppia articolazione qui al gomito, incredibilmente ben realizzata e funzionale. E al polso abbiamo semplicemente la sfera che permette un gran raggio di movimento, nonché la rotazione. Qui a mezzo busto abbiamo questa articolazione di piegamento in avanti davvero ben realizzata e anche ben nascosta. Poi abbiamo la rotazione della vita e anche un po' di movimento laterale, perché anche questa è su sfera. Poi abbiamo il piegamento qui del gonnellino sopra e anche un po' lateralmente, anche questo ancora una volta è su sfera, quindi molto buono come raggio, può aprirsi anche in questo modo. E poi naturalmente anche le parti laterali si possono aprire in questo modo e possono andare anche in avanti e indietro, ancora una volta perché sono su sfera. Quindi le gambe non saranno assolutamente limitate, possono andare in avanti fino qui praticamente a 90 gradi, possono andare anche all'indietro fino a qui. Qui sono limitate da questa gonna della parte posteriore. Poi abbiamo l'apertura laterale praticamente massima, la rotazione qui sulla parte superiore, doppia articolazione al ginocchio qui molto molto ben realizzata con questa parte dell'armatura che è articolata singolarmente, quindi una cosa fantastica. E poi qui abbiamo questa parte che può andare sopra e sotto e può muoversi anche un po' lateralmente anche in questo modo grazie alla sfera, e il piede può andare in su, può andare in giù in questo modo, può muoversi anche lateralmente in questo modo, non c'è assolutamente nessuna limitazione. Quindi ragazzi, come al solito, come siamo abituati da questa serie, il Gundam è incredibilmente ben articolato e ripeto ancora una volta, io preferisco comprare questi che sono già montati rispetto per esempio a un Gunpla, almeno per quelli di queste dimensioni, perché ragazzi sono solidi. È inutile nascondere il fatto che comprando per esempio il Gunpla, soprattutto di questa dimensione che ora vi misuro più precisamente grazie al nostro Goliath, la dimensione è praticamente 5 pollici e mezzo, quindi 14 centimetri, quindi abbastanza piccola. Dicevo, i Gunpla di queste dimensioni, quelli montabili, sono fragili ragazzi, muovendo le gambe vengono via pezzi, è inutile nascondere il fatto, se non si incollano vengono via i pezzi. Invece qui ragazzi stiamo parlando di una figure comunque che è solida, appunto non viene via assolutamente nulla, ed è anche un po' più pesante perché è fatta di materiali comunque migliori in generale. Questo quindi è un altro motivo perché io preferisco collezionare questi Robot Spirits. Ovviamente per qualcuno abituato ai Gunpla risulterò un eretico. Comunque misuriamo l'altezza anche a confronto naturalmente del mitico Monnezza Spider-Man, che essendo 7 pollici risulta un gigante a confronto di questo Gundam. Il voto che mi sento di dare a questa figure è un 10 pieno ragazzi, non ha assolutamente un particolare che non vada, è articolata in una maniera incredibile come avete visto, ed è anche piena zeppa di accessori, peccato solo che non c'è la base. Comunque fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Gundam con un commento qui sotto, lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto, e come al solito se volete aiutarmi potete condividerlo. Se volete acquistare nuove action figure c'è il mio sito qui sotto in descrizione, ho anche tutti i miei contatti per contattarmi privatamente. Purtroppo questa figure in particolare non è in vendita perché è esaurita da tempo. Comunque ragazzi, la recensione finisce qui, io vi lascio alle pose fighe. Ciao da Ara, dal Gundam Dead Sight, e collezionate sempre.